Buongiorno. 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 A te. Io sono Fabio e posso sapere il suo nome? Sì. Mi chiamo Gian Domenico Sacchini. Ah, buongiorno signor Nato Sacchini. A Faenza, 16 luglio 31. Del mio... No, non ci credo, complimenti. Ecco, io, guardi signor Gian Domenico, mi stavo passando, ho visto il suo mezzo, mi sono fermato e ho detto devo parlargli e devo appunto sapere qualcosa di più, perché come qua possiamo vedere c'è una bicicletta a tre ruote, mi corregga se sbaglio, no, con applicati tre pannelli solari, uno davanti. Bisogna aggiungere che è una bici elettrica. È una bici elettrica. Un triciclo, quindi ecco, a tre ruote va bene. Un triciclo elettrico con tre pannelli solari fotovoltaici che danno energia a un piccolo motorino elettrico attraverso la batteria. Attraverso la batteria. Ho capito, il motorino elettrico lo troviamo dietro. Il mozzo della ruota anteriore. Questo è il motore. È il motore elettrico. E dietro là sotto c'è la piccola batteria. E questo è un suo progetto? Beh, no, io ho soltanto assemblato. Ha capito. Dei pezzi. Dei componenti esistenti. Componenti che esistono in commercio. Ho capito, ho capito. Poi, naturalmente, così li ho sistemati nel modo che io ritenevo, ecco, il più produttivo e il più confacente per la mia idea. Per poter realizzare la sua idea, ecco, qual è la sua idea? Qual è la sua idea? Non ha nessuna ambizione, è soltanto quella di poter dimostrare che tutta l'energia che ci viene data gratuitamente dal cielo, certo, possiamo impiegarla per fini di qualsiasi tipo. Certo, qui bisogna essere, nel caso mio, dotati di tanta pazienza, di tanto tempo, perché naturalmente la velocità, certo, è in contrasto con tutto quello che è il mondo di oggi, ecco, per cui io in pratica sto sperimentando questa vita. Quindi lei è partito da Faenza il 13 di giugno e lei si ferma la sera dove a dormire, dove riesce, dove può. Io trovo soluzioni le più impensate. Pensa che la notte passata, sì, ieri sera, sì, sono sbarcato in quel di, mi sembra, Felizzano, sì, perché avevo un po' terminato la mia riserva energetica. Certo. Allora, ecco, qui bisogna approdare. Certo. Se non che Felizzano è un paese piccolo. Certo. Ho chiesto, e per il viandante c'è sempre la persona pronta nel momento giusto, la persona giusta che ti sa indirizzare, aiutare. Certo, certo, certo. Quindi cosa è successo? Che io sono stato indirizzato all'Associazione Nazionale Alpini. Perfetto. A Felizzano esiste un bellissimo, che poi ho saputo, gruppo di alpini, il cui presidente ho conosciuto e che gentilissimamente mi ha offerto ospitalità. Mi hanno aperto una branda, io sono qui dotato del mio sacco a pelo e di tutto quanto è per me una casa ambulante, per cui... La sua destinazione qual è? No, non c'è. Non c'è? È un girare per l'Italia? Girare giorno per giorno, programmare minuto per minuto. Ho capito. Ma l'autonomia di questo mezzo, lei gli ha dato un nome al mezzo? Sì, Libellula. Libellula, per bellissimo nome. Anche perché quando io mi fermo... Questo succederà, penso, fra un'ora e mezzo, due, per ripristinare la carica che via via, certo, sto, diciamo, lentamente. Certo. Ecco che allora trovo un'area di parcheggio, tipo, sì, in una stazione di servizio, certo, dei distributori, che, certo, così, piazzo là il mio mezzo, chiedo di poter rubare un po' di sole, certo, al gestore dell'impianto. Per il mezzo è un po' d'ombra per lei, magari. Magari anche una sedia, un tavolo. Certo. E poi io spalanco le mie... Ecco perché è Libellula. Ho capito. Che i pannelli sono orientabili. Ho capito, ho capito. Quindi un pochettino lavorano anche adesso, sì, no, mentre lei viaggia, ma soprattutto quando lei li indirizza verso il sole, in modo da poter caricare la sua batteria. Sì, perché adesso io in condizioni di...
direzioni di marcia buone, quali sì. sono queste, io riesco ad attingere attraverso certo. i miei tre pannelli, certo. Direi 50-60% di quello che è il mio consumo effettivo. Benissimo. A bassa velocità, certo. Se chiedo di andare tutta manetta. Logicamente, lei cos'ha? Un acceleratore, diciamo, proprio a mano. Ho capito. E c'ho anche la pedalata assistita. E beh, logicamente. Per i falsi piani. Ho capito. E il peso della libellula quanto peso, è? Peso adesso lo dico. Certo, mi dica tutto. La bici pesa 40 kg. Solo la bicicletta. Solo la bicicletta. Poi c'è da aggiungere sicuramente 20-25 kg di pannelli. Pannelli. Presi su supporti. Certo, di alluminio vedo. Sì. E poi c'è il bagaglio. Certo. Il mio bagaglio che si potrà sicuramente valutare intorno ai 30 kg. Ho capito. Perché certo. c'è anche gli attrezzi, c'è le cose. Certo, che possono servire, certo, certo, certo. E poi gli altri 15 sono miei, che vabbè. Non sono pochi. Ma neanche tanti, ma neanche tanti. Quindi il mezzo pesa. Però io affiancando questo mezzo ho potuto sì. usando il motore per superare le grandi pendenze. Certo. Per il mezzo e le sue gambe per lei? Le mie gambe per me, certo. Ci ho fatto il passo falzare, il passo Pordoi, il passo Costalunga ed infine lo Stelvio. Complimenti, complimenti e bello. Adesso mi sono fatto, oggi ho festeggiato i 1200 km di percorso. Ah, anche i contachilometri. I contachilometri. Sì. Perché sono partito, vedi, sì. a 90, avevo fatto dei pre-collaudi a casa, certo. no? che avevano comportato più o meno 90 km. Certo. Adesso segna 2,96,9. Più i 1000 che ha fatto il giro. Vabbè, certo. Certo, certo. Non li conta, non li conta. Complimenti, complimenti. Le metto sul sito dell'amico che mi ha aiutato nel campo del fotovoltaico. Certo. E allora lì puoi far capo per eventualmente altri tipi di notizie. Ti chiediamo anche una bella vista dell'insieme del mezzo. Anche delle mie gambe. E anche delle sue gambe, certo. Perché sono gambe da 40 anni cada uno. Certo. Paradossalmente, guardi, le dico un'altra cosa che forse lei non sa. Se lei fra 200-300 metri più avanti troverà una fabbrica che si chiama Fabbricazioni Nucleari, la trova sulla sinistra, là avanti, adesso noi possiamo zoomare un attimo, di qua non si vede, comunque siamo nel territorio, che è uno dei 4-5 siti, io non sono troppo competente in materia, dove ci sono le scorie nucleari, quindi qua c'è la doppia vigilanza armata, c'è il fossato e... Ecco, fare questa piccola intervista in questo posto a pochi centinaia di metri da un sito nucleare casualmente è stato una cosa casuale ma molto, secondo me, molto molto interessante. Che qui si tratta di un vecchio nonno super ecologista. Buon viaggio! Ciao!